La Sartoria Farani nasce nel 1962, nasce dopo che il signor Farani aveva lavorato 5 anni da Anna Mode ed era stato portato da Anna Mode da Danilo Donati. Farani racconta che quando è entrato in sartoria per la prima volta ha avuto una specie di folgorazione, per cui ha lavorato da Anna Mode, ha diretto la sartoria per alcuni anni e poi ha deciso di mettersi in proprio. Sono gli anni 60, gli anni del boom economico, gli anni della Hollywood sul Tevere, eccetera, eccetera. Farani pensa bene di aprire una sua sartoria chiedendo a Donati: ma se io apro la sartoria tu vieni da me? Chiaramente la risposta è sì. Per cui si comincia questa avventura, è il primo film che Donati e Farani fanno insieme, è La ricotta di Pasolini. Noi abbiamo avuto nel Novecento tre geni del costume, che sono stati il primo Piero Gherardi, che a me dispiace è un po' dimenticato, ma è stato veramente il primo che ha dato una virata nella storia del costume. Poi Piero Tosi, e lo conosciamo tutti, e la ricostruzione storica sono i film di Visconti. In mezzo a questi due ci sta Danilo Donati, che ha fatto una fusione di queste due scuole del costume. Danilo Donati è il costumista che, diciamo, ha, non voglio dire inventato, ha proposto la materia nel costume. Una cosa importante che io ho imparato da Donati è che lui sosteneva che per ogni film bisogna trovare una chiave, un segno preciso che arrivi proprio al cervello umano, cioè chi guarda il film deve ritenere poi quella parte lì e basta. È negativo mettere troppa carne al fuoco. Voglio soffermarmi su questo costume che è un po' la sintesi della collaborazione tra Donati e Farani. Il costume è rigorosamente di linea settecentesca e quello che diciamo la mente ritiene è lo stomà, la pettorina del costume e le maniche, i manchon. Danilo Donati che cosa fa? Elimina, di solito queste parti sono fatte con dei pizzi, con dei ricami. Lui riempie tutto con delle ruche di questo materiale sintetico che si chiama scintilla e addirittura non le rifila neanche. Ora, questo è anche il frutto di molti anni, però anche in origine era così. Per cui è una sintesi, quello che in fondo raccontavo prima, la sintesi tra il lavoro di Gherardi e il lavoro di Tosi. La linea è settecentesca, non ci sono dubbi, qui c'è una pazzesca invenzione, perché poi quando uno rivede il film e sembrano degli abiti del Settecento. Il posto fondamentale ovviamente per noi costumisti sono le sartorie. La sartoria ci aiuta a realizzare, a rendere vero quello che è il pensiero. E sicuramente un progetto cresce, aumenta e si trasforma anche all'interno della realizzazione di una sartoria. Ti aiuta anche nella progettazione e quindi ovviamente scegli una sartoria che ti sostiene, che ti è simile. Questa nello specifico, la sartoria Farani, è una sartoria dove c'hai tanta conoscenza artigianale e quindi la possibilità di cucire, una grande conoscenza da dettagli storici unita anche ha un grande capacità di giocare con i materiali, che è una cosa che a me nello specifico piace molto e trovo molto interessante. E noi in effetti siamo gli ultimi dinosauri, a me piace dire così, di una cultura che è quella dell'artigianato. E l'artigianato è la base sia dell'alta moda che del costume teatrale. Il bello del nostro lavoro è che non facciamo mai la stessa cosa. Possiamo anche fare tre traviata contemporaneamente, sono tre cose completamente diverse, perché c'è quello che la fa alla Tosi, per cui con i pizzi quasi autentici, con la ricostruzione storica, c'è quello che la fa tutta di plastica. Con Farani io ho fatto sia cose in costume che pezzi per film di ambientazione contemporanea, quindi nello specifico per esempio su un film di Alessandro Angelini per Castellitto io ho realizzato qui tutto quello che erano le giacche e l'abbigliamento necessario per realizzare il personaggio interpretato da Castellitto.
con tutte le, ovviamente, le tinture, gli invecchiamenti necessari e le usure, che non che richiede un lavoro di ambientazione contemporanea. Il primo step è l'incontro con il costumista e quello lo faccio io personalmente. Il costumista mi fa vedere i bozzetti, ho le fonti, si stila un elenco, si decide più o meno con quali materiali farli e che tipo di lavorazione fare. E dopodiché partiamo con i modelli. Il nostro tagliatore, Salvatore Romeo, prepara dei modelli di tela. E si propone al costumista, per cui insieme si decide un po' più alto, un po' più basso, un po' più largo, e questa è la prima fase del lavoro. Dopodiché il nostro tagliatore distribuisce il lavoro in sartoria. Quando inizio la preparazione di un film, spesso e volentieri non ho i nomi degli attori, forse del protagonista, ma mi manca il resto. Fino a quel punto puoi solo lavorare così, di idee, raccogliere idee, ma il personaggio va costruito sull'attore che lo interpreta, sulla corporatura, sul viso. Questo penso che va sottolineato perché noi in Italia i costumisti lavorano anche su trucco e capelli. Noi abbiamo anche un bel magazzino di materiali e di tessuti. Per risparmiare si parte dai fundus che abbiamo in casa, per cui cerchiamo di recuperare del materiale che è già lì in giacenza, altrimenti siamo aperti a tutto il mondo. Ci sono delle ditte, si ordina dopo 48 ore, hai il materiale qui. Sicuramente il tatto rimane una cosa fondamentale. Io non posso fare a meno di toccare i tessuti, perché quello ti fa capire tante cose, ti fa capire come si muovono, come piombano, che utilizzo ne puoi fare, se suonano oppure no. Per cui il tatto per me è importantissimo. Credo che lavorare sui materiali o sceglierli o invecchiarli sia una cosa che innanzitutto riflette una nostra grande capacità artigianale, tipica italiana, e poi sicuramente aiuta a rendere la verità nei personaggi, perché credo che a cinema l'importante sia rendere tutto quello che fai credibile. Non deve essere vero necessariamente, ma assolutamente credibile. E questo lavoro sul materiale, su unire i tessuti, sull'elaborazione, sull'invecchiamento, sicuramente aiuta a rendere la verità. Ho cercato anche di virare un pochino verso lo studio dell'autentico. Che cosa vuol dire? Ho collezionato abiti autentici, cioè non fatti in sartoria, abiti che vanno dalla metà del Settecento, arriviamo fino a alcuni capi di alta moda degli anni 60, per cui spaziando in 2 secoli di moda ho collezionato, non so quanti ne ho tantissimi. Diciamo, continuiamo a fare il lavoro artigianale delle materie, però abbiamo anche instaurato un buon rapporto di ricostruzione storica, ci avvaliamo di esperti come, voglio citare Luca Costigliolo, che è un amico, che è uno storico del costume che lavora per il Victoria and Albert Museum, che ogni tanto viene a fare un lavoro di archiviazione di tutto il materiale che ho qui. La possibilità che abbiamo di guardare l'antico, che sicuramente ha influenzato moltissimo il mio, ma penso il modo di lavorare di tanti costumisti italiani. Per il resto di niente, abbiamo copiato da un mantello dell'epoca, la realizzazione del mantello di Eleonora. È praticamente la ricostruzione di un mondo che ritroviamo in questa statua, quindi questo lavoro sicuramente di plissettatura, di accostamento cromatico, ma tutto questo rivestito dall'usura del tempo. Qui siamo nell'archivio storico che, come dicevo prima, parte da alcuni vestiti della metà del Settecento, per arrivare ai grandi capi di alta moda. Qui per esempio c'è un abito di Schubert degli anni 60, c'è un abito di Dior, queste sono 2 giacche maschili della fine del Settecento. Qui c'è un batteau Andrieno, insomma viene chiamato in molti modi, della metà del Settecento, anche questo. Questo è un altro reperto storico
Questo è uno dei costumi di Barbarella, Jane Fonda, che è un altro dei capitoli che fanno parte della nostra storia. E un altro vestito di Barbarella invece è esposto al Victoria and Albert Museum in una mostra che si chiama Revolution ed si occupa di quel periodo della moda che va dal 1967 al 1969 e ci hanno chiesto questo costume perché io non ho mai capito bene perché, ma in tutti i libri di moda c'è sempre una fotografia di Barbarella. Evidentemente è un film che ha segnato l'epoca. Il costume che cos'è? È la moda che diventa costume, per cui come oggi noi ci vestiamo in maniera diversa dagli anni 70 o dagli anni 80 e via dicendo, anche nel Settecento i vestiti del primo Settecento sono ancora legati alle fogge seicentesche. Alla fine del Settecento, la Rivoluzione francese è la prima grande rivoluzione anche a livello di moda. Anche studiarsi il legame con la moda, che non è soltanto relativo a quello che è la moda in quel momento, ma anche relativo al sociale, all'antropologia, quindi l'appartenenza ai gruppi e perché determinati gruppi scelgono determinate cose per essere rappresentati. E soprattutto oggi, dove mentre prima, quando io ero ragazza, c'era una differenza nell'abbigliamento precisa in base ai gruppi a cui appartenevi, adesso no. E perché tutto questo? E quindi come fare a rappresentare quel personaggio invece che un altro? Queste sono tutte cose che tornano nel nostro lavoro e che ti aiutano nella restituzione psicologica, perché l'abito, il costume è la prima espressione di un carattere, ma deve essere immediato, deve essere immediatamente riconoscibile.